La comunità montana Vallo di Diano si guadagna l'ennesimo buon risultato, l'approvazione di ben 41 progetti rientranti nel pacchetto Parco Progetti Regionali 2007-2013. A giovarsene tutti e 15 i comuni del Vallo di Diano, su cui l'ente interverrà tra l'altro nella sistemazione ambientale delle infrastrutture, nel riassetto idrogeologico e nella riduzione di rischi nelle aree colpite da calamità naturali, nella ricomposizione ambientale e installazione con energie rinnovabili. Approvata anche la riqualificazione di piazze e spazi pubblici, la creazione di centri di ospitalità e socializzazione, sistemi integrati di piattaforme logistiche e l'istituzione di InfoPoint, centri commerciali per realizzare mercati ortofrutticoli e altro ancora. Insomma, l'ente montano sembra confermare la filosofia secondo la quale una buona qualità dei servizi alla persona è misura della civiltà di una società e rappresenta un preciso dovere di ogni amministrazione che desideri tutelare la dignità del cittadino migliorandone la qualità di vita. L'attività dei servizi territoriali, sostiene il presidente dell'ente Raffaele Accetta, deve rafforzare la certezza che il territorio, pur essendo talvolta sede di disagio, può diventare, attraverso una progettualità attenta e mirata, agente di prevenzione e di promozione sociale, oltre che di sviluppo economico.